Una mostra per raccontare la storia del turismo balneare a Riccione, dal drammatico fortunale del 1964 che distrusse il litorale della località romagnola, fino ai giorni nostri. Cabine cabine, questo è il titolo della mostra, ripreso da un saggio di Pier Vittorio Tondelli, è in corso a Villa Mussolini fino al 5 settembre e sta conoscendo un grande apprezzamento da parte dei vacanzieri. In questo affascinante viaggio nella storia e nella cultura balneare romagnola si possono infatti ammirare affascinanti foto d'epoca che raccontano la ricostruzione della spiaggia dopo il drammatico cataclisma, avvenuta con l'indispensabile aiuto dei turisti, e le istantanee più iconiche di Riccione, come le geometrie di ombrelloni, le canotte rosse dei bagnini di salvataggio e la tipica rustida di pesce. Per rappresentare la storia della nostra spiaggia dal 64 in poi, da quando ci fu quel terribile fortunale che distrusse la nostra spiaggia e fu ricostruita in pochi giorni con l'aiuto dei nostri amici turisti, da quel momento la cooperativa Bagnini ha sempre ogni anno fatto una festa, diciamo, di ringraziamento o comunque di amicizia con i turisti, che purtroppo negli ultimi due anni, chiaramente per la situazione Covid, non si è potuta fare, e allora si è pensato di rappresentare sia quel momento, sia tutta la ricostruzione e tutta la storia della spiaggia attraverso gli album di famiglia, dei bagnini e anche dei turisti, per rivivere un pochettino tutta quella che è la nostra storia, tutta l'empatia che c'è nella spiaggia di Riccione fra tutti i protagonisti, turisti e bagnini. La mostra Cabine Cabine fa parte dell'ambizioso percorso con cui la città di Riccione sta candidando la propria spiaggia a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quello che si vuole rappresentare con quella candidatura immateriale, cioè di un bene immateriale per cui i nostri usi, costumi e saper fare, viene rappresentato graficamente in maniera molto precisa e molto esplicativa con queste foto. La candidatura UNESCO si sostiene sulla volontà di un territorio di riconoscere la propria candidatura, la propria volontà di rendere, di far conoscere al mondo la propria tradizione. Ora, la mostra è una presa di coscienza di questo, perché questa mostra è stata confezionata con il supporto di tutti i bagnini che hanno messo le cose che avevano, le loro conoscenze, e hanno organizzato tutto questo proprio per rendere partecipe la comunità. È importante perché è la prima volta che si presenta all'UNESCO la candidatura sulla cultura e sull'antropologia di una società moderna che fonda la propria economia, più che altro la propria vita economica e sociale, su un bene comune che è la spiaggia, da offrire a turisti e da godere in proprio.